Interessante. Ludovica, con chi sei? Sì, Mirta, perché stiamo parlando in questi giorni dell'operazione Scoiattolo, ovvero del presidente Berlusconi e Vittorio Sgarbi che chiamano i parlamentari per cercare di sondare il terreno. Che abbiamo trovato una magnifica Scoiattola. Io sono con l'onorevole Biancalaura Granato. Esatto, esattamente. lei è stata telefonata, mi raccontava... Sì. Vabbè, non ho soltanto ricevuto una telefonata, niente di che, cioè... Nessun mi scusi onorevole, perché lei in che gruppo sta? In che gruppo sta? Di richiesta o di proposta? Io sono nel misto, sono nel misto, ma non ho ricevuto la sua chiamata diretta. È arrivata da Vittorio Sgarbi la telefonata e poi inaspettatamente mi è stato passato. Le posso chiedere una cortesia? Guardi, mi rendo conto che è una mia curiosità femminile, lei mi capisce, mi spieghi bene come funziona. Cioè lei le squilla il telefono, ciao sono Vittorio Sgarbi, come va? Ti posso passare Silvio Berlusconi, come funziona? No, allora con Sgarbi ci eravamo sentiti anche perché siamo sulle stesse posizioni sulla questione dell'obbligo vaccinale, quindi insomma lui si era già complimentato con me per alcune posizioni che avevo assunto, per alcune esposizioni mie. Ma lei di dov'è? Di conseguenza a me non ha stupito il fatto che lui mi abbia telefonato. Io sono di Catanzaro. Ah, di Catanzaro. Originaria. No, perché la cosa che mi è arrivata... Ho cercato di capire come funzionano queste telefonate. Funzionano così, semplicemente che ho ricevuto questa telefonata che non mi ha stupito proprio perché ci eravamo sentiti recentemente su questo tema su cui, diciamo, convergiamo. Mentre siamo sulla stessa posizione. Silvio Berlusconi cosa le ha detto? No, e poi lui mi ha passato al telefono Berlusconi. E quindi io sono rimasta un po' perplessa, però ho ascoltato insomma quello che mi ha detto. Com'è stato Berlusconi? No, mi ha fatto seducente, convincente. No, insomma, ha fatto qualche battuta, poi ha incominciato magari a dire le cose che quello che aveva fatto, quello che intendeva fare. Queste cose qua, però non siamo sulle stesse posizioni, ecco. Cioè non l'ha convinta, diciamo. Cioè, sostanzialmente no, siamo su posizioni molto, molto diverse, quindi non... Ma scusi, lei fa le battaglie per non avere... L'opposizione mia. Mi perdoni, scusi, lei fa la battaglia per entrare alla Camera senza Green Pass? Io ho fatto, lei si ricorda che mi ha intervistato anche lei quando sono stata sospesa, no? Ah, e giusto, quindi, quando fu sospesa, perché esatto. Appunto non ho esibito il Green Pass. Sì, sono stata sospesa per 10 giorni e poi sto continuando questa battaglia contro l'obbligo vaccinale adesso. Perché lei non si vuole vaccinare? Questo tipo di battaglie? Assolutamente no, non mi voglio vaccinare io, ma non solo io, cioè voglio dire io... C'è tanta gente che non vuole farlo e quindi scusi, insomma, ma non è questione, mi dica una cosa, perché io, volontà, perché io non così. Ho una posizione ovviamente ideologica sui vaccini, che se ne dica, è diverso, però io faccio collegamenti in continuazione con gli ospedali italiani, stamattina avrò il Cotugno, l'altro giorno avevo il cervello di Palermo e così via io parlo con medici del pronto soccorso, non con grandi scienziati che mi dicono, guarda che abbiamo tutte le persone che sono gravi e che arrivano in terapia intensiva e che vengono intubate, sono tutte persone non vaccinate. Questa cosa non le consiglia un po' di prudenza, dato che invece con 3 dosi, per carità, si prende il Covid, guardi, ma si prende... Io ho avuto modo anche di appurare che questi che vengono definiti non vaccinati in realtà sono spesso vaccinati con doppia dose che hanno superato i 4 mesi dall'ultima somministrazione. Quindi loro li mettono tutti nel calderone dei non vaccinati, ma in realtà c'è un po' di tutto. Io non l'ho mai appurata questa cosa. Purtroppo questa è la verità. Quindi io sinceramente non sono assolutamente d'accordo. Non mi pare. Su questa linea, anche su questa politica che il governo sta assumendo. No, guardi. Ci sono, allora, ci sono tanti elementi che lo Gasparri fanno vuol dire qualcosa. Capire.